Wow, eccoci arrivati alla nostra puntata speciale, il nostro match contro il sudato peloso e l'altro basso. Io sono con una scimmia. Che scimmia? No, sono io. Ragazzi, puro vestito da scimmia che gli ha dato il potere di comparire ovunque nel nostro ring. Ricordatevi, it sleep, bugor, repeat. Ho visto questo. Non è vero, non l'ho visto questa scimmia. Ragazzi, volevo picchiarli io e di fregare. Guarda che balla, guarda che balla. Spero ti diano un fracco di botte. Perché Michael Jordan? Perché Michael Jordan dovrebbe ballare? In effetti, perché Michael Jordan? Ma non è vero! Era bianco, ah, è proprio lui. Era più il contrario. No. Va bene. È lui che ha fatto Thriller. Va bene. Tanto secondo me. Tanto quello è Michael Jackson. Bravo, ragazzi. Comunque, fatevi onore, distruggete di pregare. Guarda, io tanto Pulo prenderà un fracco di botte e poi interverrò io, non ce l'ho. Pulo imbarazzante. Comunque questo match verrà commentato grazie agli auricolari che i nostri commentatori hanno addosso insieme a te. Wow! Tanto vinciamo facile comunque qui. Ricordiamo che Di Pre ci ha tolto l'ufficio e ora noi per commentare dobbiamo stare sotto al ring con dei monitor. E non abbiamo trovato Maurizio Merluzzi. Esatto. Ed entrano i loro inguardabili avversari. Tra l'altro non sentirete più Pulo e Fosca per i prossimi due secondi, perché diciamo che si stanno preparando al match. In ogni caso, guardate che schifo. Questi due hanno infortunato mezzo roster, tra cui il cavaliere della mutanda Pallon e Ciccio Gamer, con la loro bellissima e orribile musica di entrata. C'è solo un inno nazionale, catafratta. Questo pezzo non vuole star di parte. Qui c'è solo un unico vero critico d'arte. In pratica, forza Puro e forza Foschi. Sì, parto io sul ring perché culo un coniglio. Culo? Culo, magari. L'hai chiamato culo? Dammi il touch, dammi il touch. Fatto apposta. Sei già in difficoltà, dammi il touch. Attenzione. Ah, che schifo, sei montato sopra a Rosario Muniz. Vi dico quanto è sudato. Che ora hai germi, non darmi il touch. Guarda culo che si sposta per non prendere il cambio da Boschi. Attenzione, Bigfoot bellissimo da parte del nostro commentatore. Dai, dammi il cambio, sei già in difficoltà. Dammi il cambio. Non è in difficoltà. L'agilità, ragazzi, questi due comunque hanno infortunato mezzo backstage, ma le stanno prendendo il nostro commentatore. L'agilità, il nostro commentatore fortissimo, è sempre più sudato, che schifo. Infatti almeno i guanti, dai, stanno tagliando. Infatti li ho messi a posto. Cambio, c'è il cambio, vieni culo, tocca anche un po' te il sudore. Sì. Adesso guarda che lo tocco. Infatti siamo tutti coperti, perché no, in realtà quello non è il costume, cioè Pulo sotto i vestiti è così, è così, che bello. Peloso bianco, il boa viola è un'estensione del suo collo. Dai Pulo, piccali un po', faccio sempre tutto io. Guarda, ah, prende le testate da un tappo alto 1,45 m. Testata, usa lo shampoo buono, usa lo shampoo. Cos'è? Buono. No, cos'è? Cos'è? Pulo, sei sempre per terra, però dammi il cambio bravo, che violenza Pulo. Ricordiamo che questo match è stato sancito dal fatto che non ne possiamo già più dopo la prima puntata di Andrea Di Pre. Ci ha tolto l'ufficio. Io volevo tolto l'ufficio, ha infortunato il cavaliere della mutanda e anche gli altri. Ci ha tolto i Big Money, io volevo Big Money. Attenzione! Sì, lo butta per terra con questa strana spinebuster. Accompagnato. Il pugno violento della legge. Sì, Rosario! No, io pensavo lo schienassi, che pippa. Fosca sul paletto. Basta, ma io vado un po' da tutte le parti, mi annoio stare solo. Notare Pulo e il suo spinaroni, Pulo che salta. Sono un Beyblade. Conclude, ecco Pulo, che ciulez. Mamma mia, che vergogna. È il momento che cominciamo a picchiare gli altri. Come fa a prendere le botte da uno così? Ma io non so come facciamo gli altri a essere infortunati da gente del genere. In effetti però non lo so, perché ha preso alle spalle. Posso capire che sono preso alle spalle appena fuori dal backstage. Posso capire tutto, ma cazzo. Continua a prenderle intanto Pulo. Pulo, dammi il cambio. Attenzione, cos'è? Oh, ma stai. Sono andato giù a prendere una sedia. Attenzione, Torture Rack. Dai Pulo, su, sei imbarazzante. Fosca sta nel piano B. Si prepara con una sedia. Però non riesce a lanciare sul ring. No. Si annoia questa Fosca. Io mi annoio tanto. Io l'ho detto, non riesco a star fermo. Poi Pulo continua a prendere. Cos'è? Wow! C'è la decima testata che prende da un pelato alto 1,40 m. Imbarazzante. La felicità di mio nonno. Wow.
Guarda che la testa grossa. Attenzione, il culo va per luce closta in caratteristiche. Il pugno violento della legge. Che cos'era il pugno violento della legge? Fino alle uomini di Pulo! Cosa fa Bosca con la sedia? Lo stai facendo? Viva di Bre! Ma no! Quanto ti ha dato? Big money! Big money iscritti! Ora anche tu farei un libro di posti, non lo so. Te e Pulo vincono i di Bre, guys. Che cosa brutta. No, ma gente, seriously. 30 denari senza tutti. È stato pagato con dei big money senza glutine, ragazzo. In ogni caso, su queste tristi immagini, vi ricordiamo che lunedì ci sarà il nostro nuovo video, la nostra nuova puntata. E in quella nuova puntata ci saranno i Fragazzisti Anonimi contro Io Tizio per i titoli di coppia. Dal vostro R, da culo che è per terra, ci vediamo lunedì con la nostra nuova cabina di commento. Ciao. Cioè, sotto al ring, io, Pulo e buon sonno. Ciao. Oh. We'll be right back.